Buongiorno, siamo arrivati al sesto e ultimo degli appuntamenti delle lezioni di musica dall'archivio del campus. Siamo sempre all'Istituto di Studi Musicali Goffredo Petrassi, gestito dalla Fondazione del Campus Internazionale di Musica di Latina. E questo sesto appuntamento è dedicato a Ennio Morricone, ma all'altro Ennio Morricone, o per meglio dire, per la coscienza collettiva, all'Ennio Morricone che tutti conoscono, cioè all'autore di circa 600 colonne sonore di film nell'arco di, grosso modo, 45 anni, forse 50 anni. Però non ascolteremo la musica del film che tutti abbiamo nelle orecchie, di Ennio Morricone. E per parlare di questo, inizio in realtà da un episodio, da un aneddoto, avvenuto nel 1999. La cosa mi concerne, ma non è certo per parlare di me che racconto questo aneddoto, ma credo che sia molto significativo da molti punti di vista. 1999, Conservatorio di Milano, mi occupavo personalmente delle masterclass del Conservatorio e invitammo Ennio Morricone a tenere un incontro col pubblico. Per invogliarlo, sapendo che non amava affatto parlare della sua musica da film, e questo sarà un argomento importante, abbiamo pensato di presentarlo come figura a tutto tondo, cioè come figura a 360 gradi, accostando alcuni brani suoi di musica cosiddetta assoluta cameristica, eseguiti da studenti del conservatorio, e proponendo invece l'ascolto di alcuni brani da musica da film. Quando glielo dissi, lui ne fu molto contento, soprattutto perché era contento che fossero degli studenti a suonare i suoi brani da camera, ma subito mi fermò e disse: sì, però la musica del film che ascolteremo me la porto io. E me lo disse in modo così perentorio che, per carità di Dio, benissimo, ben felice. Giusto per dire cos'era e cos'è peraltro ancora adesso nella coscienza collettiva il personaggio di Ennio Morricone, ben ricordo che un'ora e mezza prima dell'incontro noi eravamo sul palcoscenico della Sala Puccini del Conservatorio e Ennio Morricone era una persona di grande semplicità e stavamo insieme sistemando i leggii sul palcoscenico. Venne da me il custode del Conservatorio a dirmi: maestro, scusi, posso lasciare entrare il pubblico? Io dissi: ma no, ma manca un'ora e mezza. E lui mi disse: ma lei ha idea di che cosa c'è là fuori? Io non avevo idea e incautamente dissi: vabbè, apra, se c'è la gente là fuori, apra pure le porte. E non sapevo che la scena sarebbe stata da concerto rock. Entrò un flusso di gente nettamente superiore a quello che la sala poteva accettare, che si precipitavano sul personaggio Ennio Morricone, che diceva un po' di parolacce su questa cosa perché si sentiva aggredito dalla musica del film. Io lo misi in salvo dietro il palcoscenico, lui continuò a dire male del fatto, dicendo: ma questo è il cinema, ma questo è il cinema, e va bene. Durante questo incontro lui fece ascoltare appunto certa musica da film, quella che ascolteremo oggi. Naturalmente io vidi molto bene che il pubblico era in parte deluso, perché il pubblico voleva ascoltare C'era una volta l'America o C'era una volta il West, e invece no, arrivò della musica molto più complessa, molto più simile, a volte anche peggio dal punto di vista della difficoltà d'ascolto, molto più simile alla musica da concerto di Ennio Morricone che non a quella da film che è nelle orecchie di tutti. Infatti, lo scopo di questi due appuntamenti, sulla musica da concerto e su questa musica da film è esattamente quello di lanciare un ponte, di non presentare due persone separate. Sono le funzioni della musica che sono separate, ma alla fin dei conti Ennio Morricone teneva moltissimo a dire che lui era uno solo. Anzi, tutto sommato, tendeva sempre a dire male della propria musica, o dire male, no, a dire è musica d'uso, è musica funzionale ai film, a parlarne troppo male, tra l'altro, considerando l'altissimo valore di quella musica, sicuramente la miglior musica da film, perché è realmente musica da film, cioè funzionale ai film. Va sempre detto che in generale la musica di Morricone non è qualcosa che veste un film, ma spesso, specie in certe collaborazioni, cioè quelle con Sergio Leone e con Tornatore, in molti casi la musica determina il film. Non si potrebbero vedere i western di Sergio Leone se non pensandoli con la musica di Ennio Morricone. Vi devo dire come finì quell'episodio, e alla fine dell'incontro, rimettendolo di nuovo in salvo nel retropalco per evitare aggressioni, diciamo, aggressioni gentili, ma aggressioni, io avevo in mano questi CD. Questi CD sono i CD che mi regalò in quell'occasione Ennio Morricone. E Ennio Morricone mi aveva messo questa piccola dedica,
e cioè Grazie Alessandro, Ennio, 26 marzo 1999. Quindi questi CD mi erano particolarmente cari, perché c'era una dedica di un amico per un invito al Conservatorio di Milano. Venne vicino a me un signore che mi disse: so benissimo che questa musica che abbiamo ascoltato oggi non è in nessun CD in commercio. Io gli dissi: guardi, non lo so. E lui mi disse: lo so io, e se lei mi dà i CD che ha in mano, lui mi disse, le do qualsiasi cifra. Va da sé che io non volli darglieli, perché c'era la dedica a me, ma questo dice qual era il livello, e qual è ancora il livello di, come dire, livello star, a cui, da rock star, dovrei dire, qui è giunto Ennio Morricone con la produzione cinematografica, cosa che, essendo Ennio Morricone una persona estremamente schiva e riservata, lo infastidiva in realtà moltissimo. In quell'occasione capii, così arriviamo agli ascolti che faremo oggi, che cosa lo infastidisse davvero del suo essere considerato un musicista da film. Quello era un ruolo che sapeva, doveva accettare, peraltro, insomma, è chiaro che la sua fama mondiale sta lì. Quello che lo infastidiva profondamente era che tutti riferivano questa sua produzione per il cinema a 20-25 film di grande fama, anche come film, sui 600 prodotti, mentre molto spesso, e lui era personalmente più interessato alla musica scritta per film, che poi non hanno avuto una particolare circolazione e che quindi erano usciti, forse non erano mai stati, nella coscienza collettiva. Per cui aveva, come aveva detto lui in quel caso, messo in salvo dal dimenticatoio, dalla distruzione, talune colonne sonore che a lui viceversa interessavano particolarmente, indipendentemente dalla fine che aveva fatto il film in questione. Questa è la storia di questi CD che mi sono particolarmente cari, perché, sono sincero, è la prima volta che li uso pubblicamente, questi CD, e mi sembra quasi, credo che sia stata fatta di recente una pubblicazione di questa musica da film che lui volesse, ma dopo la morte di Ennio, avvenuto il 6 luglio di quest'anno. Quindi in qualche modo mi sembra di fargli una sorta di regalo post mortem, utilizzando non solo quella musica, ma direttamente gli oggetti che lui mi aveva dato in mano. Sono, ripeto, CD non in commercio in questo caso. Allora, che cosa gli interessava? Che cosa c'era in comune tra questa musica e film che ascolteremo adesso? Il fatto di essere sempre musica assai complessa, musica che non affonda quasi mai, in questi esempi mai, il proprio modo di essere in una voglia di gradevolezza, di piacevolezza, che non pensa a diventare quel tema che tutti canteranno, ma funzionale a quella situazione di quel film, a costo di essere aggressivo, sgradevole, duro. Bene, questo è, e questa, come dire, determina una superficie sonora, spesso, che vedremo, totalmente diversa dall'immagine che noi abbiamo della musica da film di Ennio Morricone. Il primo esempio che vi do viene da un film di cui molto sinceramente non sono riuscito a trovare ulteriori informazioni, perché probabilmente era un film documentario, infatti il titolo era UNICEF, evidentemente un film girato, il regista era Cesare Perfetto, un film del 1979. Non ne so null'altro di questo film, neanche ricercando un po' qua e là in internet ho trovato ulteriori informazioni. Il brano che Ennio aveva messo su questi CD sarebbe stato un brano molto lungo, c'è un titolo, è interessante, ad ognuno di questi brani Ennio Morricone ha posto un titolo, quindi li considera pezzi, non soltanto musica per quel film. In questo caso il titolo è Bambini del Mondo, stiamo parlando di UNICEF, e questa idea, il fatto che siano i bambini del mondo, ha generato che tipo di musica? È una polifonia, è un coro di voci bianche, bravissimo tra l'altro, ed è estremamente polifonico. L'impressione è che ciascuna voce canti brandelli di melodie, forse popolari, di varie culture del mondo. Non sono sicuro, non lo so se sono di invenzione di Ennio Morricone o prese da tradizioni popolari, ma suonano come se fossero tradizioni popolari sul piano ritmico, ma non, soprattutto di altre culture, in generale penso di cultura africana, però lo dico a orecchio più che dalla nozione. Ultima cosa che vi dico prima dell'ascolto è che questa idea di essere polifonico era nel cuore di Ennio Morricone, lo dico su due cose. E perché? Perché dava di lui l'immagine di un compositore diplomato in composizione con Goffredo Petrassi, non quello che fa la musichetta per un film. Tant'è vero che in questi stessi CD, non lo ascolteremo,
anche per il film da cui proviene, c'è un pezzo da lui chiamato Piccola Messa Afro-Fiamminga. Fiammingo è il termine, fa un riferimento che i più probabilmente non riescono a capire perché c'è, la polifonia del 400-500 europeo, del 1400-500, il cuore erano le Fiandre ed è la polifonia fiamminga, ma Afro-Fiamminga viene dal film Esorcista numero 2, quindi francamente l'ho evitata. Ma, ultima cosa che vi dico, in un incontro molti anni dopo, ancora in Conservatorio di Milano, moltissimi anni dopo, che faccio un riferimento a un film del 2013, era appena uscito, o forse non era ancora uscito, il film La migliore offerta di Giuseppe Tornatore, grande amico, particolarmente amico di Ennio Morricone, è presente persino nello scritto che Ennio ha fatto quando è morto, poco prima di morire. Fece ascoltare soltanto una cosa, e cioè, perché visto il film a un certo punto il protagonista apre una porta e dietro c'è un'immensa serie di ritratti femminili, perché collezionava quadri di ritratti femminili, e lì partì una grande polifonia di un coro estremamente polifonico, di cori, era un coro femminile a molte voci, e Morricone era molto orgoglioso di mostrare la sua capacità di costruire questa immensa polifonia. Ecco, quindi il primo maggio è all'amore per la polifonia nel nome dei bambini del mondo nel film UNICEF. Ascoltiamolo. Thank you.
qualche piccolissima osservazione prima di passare all'ascolto successivo. Quando abbiamo parlato dell'altro appuntamento su Morricone del suo amore per la ripetitività, l'abbiamo notata in pezzi di musica da camera, quindi pezzi che non c'entrano con il film, ma evidentemente c'è questa affascinazione per l'ipnosi della ripetitività che porta in un altro mondo. C'era in Metamorfosi di Violetta, c'era Immobile numero 2, i due brani proposti nell'appuntamento sulla sua musica assoluta, ma c'è anche questo coro di bambini. E tra l'altro c'è un'altra cosa in comune, se avete notato all'inizio dell'ascolto, c'è un'accumulazione progressiva, cioè le voci si sommano, ed è come se questi bambini del mondo ci venissero incontro. Io adesso non so a quali immagini del film fossero collegate, perché non ho visto il film, però questa idea che si formi un'immensa comunità di bambini è molto presente in questo ascolto. È anche evidente che ogni voce ripete tendenzialmente lo stesso tipo di sequenza, circolarmente o con delle variazioni, che ogni sequenza è in realtà o pentatonica, cioè appartenente a culture popolari, o modale, ma che stratificate in questo modo montano una specie di grande politonalità che è veramente il segno dell'abbraccio di questi bambini. Ripeto che questo abbiamo ascoltato circa la metà del brano totale, ma penso basti per dare un'idea di questa ricchezza di polifonia, di questa immagine che immagino in questo caso che è legata alla visione dei bambini nel mondo diventi particolarmente affascinante. Non so se ho detto che questo film era dal 1979, lo ridico. Il secondo ascolto, il secondo film a cui ci riferiamo, non è un film ma è una produzione televisiva, è la musica che Ennio Morricone ha scritto per il Mosè televisivo, ricordo bene di averlo visto, era il 1974, regista era Gianfranco De Bosio. In uno degli episodi, e penso di ricordarmelo, anche se avevo 18 anni quando lo trasmisero, in un punto vi è l'episodio in cui, insomma, l'episodio del rovetto ardente, cioè dell'incontro con Dio. Infatti il brano si intitola coraggiosamente Nella voce di Dio, attenzione, non la voce di Dio, ma nella voce di Dio, e evidentemente Morricone vuole mettere in scena di questo incontro, anche qui ognuno degli ascolti dovete pensarlo rispetto a un'immagine, perché la grandezza della musica del film di Morricone è che quell'immagine è inscindibile della sua musica, ma anche la sua musica è inscindibile da quell'immagine. E evidentemente si voleva mettere in scena lo stupore, ma anche, se volete, il terrore da una parte, l'attrazione dall'altra di Mosè per l'ascolto o l'incontro con la voce di Dio, mettendo insieme attrazione, astrazione, perché è la voce di Dio, terrore, timore, ma amore, eccetera, eccetera, ne esce una vera e propria fascia sonora, una fascia sonora assolutamente astratta, assolutamente materica, fa una specie di soffio e voce insieme, e qui non si può non fare riferimento a certa musica colta contemporanea, usando questo orribile termine, un po' precedente, e cioè se penso a Penderecki, al polacco Krzysztof Penderecki della fine degli anni 50 con grandi fasce sonore, o anche a certo Maderna di pochi anni prima, Maderna morì nel 73, questa idea della fascia sonora la ritroveremo sicuramente qui, e Morricone osa usarla non solo per un film, ma addirittura per una produzione televisiva. Ascoltiamo quindi dal Mosè televisivo, Nella voce di Dio di Ennio Morricone.
Sì, è chiaro, per capire, come dire, per portare a noi questa musica, questa sonorizzazione, sarebbero bastati pochi secondi. Darne un po' di tempo in più è funzionale a dire che il compositore sa perché può permettersi di prolungare così tanto questa fascia. Perché, se ben ricordo, nei miei ricordi di persona che ha visto questo Mosè televisivo nel 74, l'avvicinamento di Mosè al Roveto fa sì che lui, avvicinandosi ancora lontano, intraveda qualche cosa che sembra avere fuoco, sembra bruciare, ma che non brucia. E questa immagine continua a sfocarsi e andare a fuoco, e più vicino va, più è a fuoco e più si rende conto di che cos'è. Questo modo di questa fascia sonora di venirci vicino, formarsi e poi quasi sparire e tornare era funzionale a questo. E poiché è un percorso terribile, perché è un percorso verso Dio davanti a te, non poteva che essere ostinata, insistente, anche un po' terrorizzante, come è sicuramente. Gli ingredienti che Morricone usa sono poi gli archi di un'orchestra, semplicemente, che fanno un cluster, cioè una fascia di armonia strettissima, con continui glissati e portamenti, per cui perché uno dice subito è musica elettronica, non è affatto musica elettronica, è musica fatta con strumenti a cui è stata aggiunta una riverberazione o qualche cosa di effettivamente elettronico, ma i suoni di provenienza sono fortemente naturali. E montano però quest'idea di densità, come dire, un po' ubriaca, che continua a deformarsi, a venirci vicino e allontanarsi. Se la legate all'immagine, capite che diventa un elemento di enorme forza da questo punto di vista. Ripeto, la forza è che è veramente, la musica al film di Morricone è veramente creata per l'immagine e per la funzionalità dell'evento scenico, come se fosse teatro. Passiamo alla terza proposta di ascolto. In questo caso non è veramente musica da film. È il 1974, cioè lo stesso anno della musica del Mosè televisivo, e scelse Morricone di musicare alcune delle poesie raccolte, alcune poesie della raccolta pubblicata da Alexandros Panagoulis. Chi ha la mia età sa bene chi era Panagoulis, cioè come dire, qualcuno che fece molto contro il regime dei colonnelli greci e che passò 5 terribili anni in un carcere greco dal 68 al 73. Riuscì a uscirne vivo, quindi non si parliamo di politica, ma di un modo di distorcere i diritti umani in tutti i modi. Quindi è interessante, non è musica per un film, è musica fatta per la lettura di alcune poesie, ma curiosamente, devo dire da una parte, ma vuol dire che ci teneva molto, Morricone decise di inserirle in questi CD che in realtà sono dedicati soltanto alla musica del film. Quindi questa è una musica che sentiremo che accompagna la lettura di alcuni versi o di una lirica intera di Panagoulis. Due osservazioni solo. In questo caso sentirete quasi trattarsi solo di suoni d'ambiente deformati. Qui l'elettronica c'entra davvero. Non posso giurarlo, ma l'evidenza sonora è che i suoni siano suoni allusivi o forse veramente suoni da carcere, cioè cigolii, grate, catene, cose di questo genere. E cosa emozionante da dire, quando sentirete la voce recitante, le due voci, ma una dura molto di più dell'altra. La prima voce recitante maschile è quella di Pierpaolo Pasolini, che prestò la sua voce a questa lettura. La seconda, peraltro, è quella di Adriana Asti. Ascoltiamo. Thank you.
voi, tombe che camminano, insulti viventi della vita, assassini del vostro pensiero, fantocci in forme umane, voi che avete invidia delle bestie, che offendete l'idea del creato, che chiedete rifugio all'ignoranza, che accettate per guida la paura. Voi che avete dimenticato il passato, che vedete il presente con occhi appannati, che non avete interesse per il futuro, che respirate solo per morire. Voi che avete mani solo per applaudire e che domani applaudirete con più forza di tutti come sempre e come ieri e come oggi. Sappiate allora voi, scuse viventi di ogni tirannia, che i tiranni li odio tanto, tanto quanto schifo di voi. Nemesi, non dimenticare. Non dimenticare mai. Non devi dimenticare. Beh, capirete che differenza c'è tra... Se uno ha della musica, virgolette, molte virgolette, d'uso di Ennio Morricone ha l'idea dei temi di C'era una volta l'America, capirete che siamo da un'altra parte, cioè siamo totalmente nell'ambiente sonoro. Questa sarebbe quella che si chiamava negli anni 50 musica concreta, cioè musica fatta, musica che non ha note, non ha altezze, no? Qui ci sono soltanto suoni rumore, diciamo, e inarmonie, utilizzate, riverberate, sommate, dando un'immagine che in questo caso non aveva nemmeno un'immagine di riferimento, perché non è, ripeto, musica del film. Ma la durezza del testo, la forza del riferimento, beh, la forza anche della voce di Pierpaolo Pasolini, che a me è impressionante, emoziona molto sentire. La forza di quel testo, la vicinanza estrema, attenzione, siamo nel 74, Panagoulis è uscito nel 73 da quel carcere, quindi era una cosa carne viva, diciamo. Danno una forza che è una faccia... lì capisco perché si arrabbiava Ennio Morricone a essere messo nel recinto del bel tema, bellissimo tema di un film, e non nella sua esperienza più vasta nei confronti di un testo o anche delle immagini di un film. Adesso torniamo alla musica, o meglio, arriviamo alla musica strumentale, perché fino adesso ne abbiamo sentita poca di musica strumentale. Siamo al film Le mani sporche, del 1978, di Elio Petri. In generale le musiche raccolte qua sono tutte, arrivano soltanto fino agli anni 80, però va detto che questi CD mi verranno dati nel 99, cioè dopo c'è stato un altro ventennio di produzione. Perché ho scelto questo tra i tanti frammenti? Né? In questi CD ce n'erano 15 frammenti, io ne propongo soltanto 6 in questo caso, perché siamo in un ambiente sonoro completamente diverso. La musica che scelteremo, questo brano intitolato Dolore e follia, non so anche in questo caso a quale scena del film si riferisse, ma insomma il titolo è abbastanza netto, è un brano per pianoforte e orchestra, fondamentalmente, per meglio dire per pianoforte e orchestra d'archi. Che tipo di musica è? La sentirete. Siamo in un'epoca di riferimento molto differente, è una musica sostanzialmente atonale, questo uso, c'è un cromatismo strisciante, continuo, eppure però c'è il pianoforte, c'è l'orchestra d'archi, il clima dovrei dire che è un clima viennese d'inizio Novecento, cioè il suono che ci arriva è una sorta di Schönberg post-tonale ma pre-dodecafonico.
Ma se penso che è veramente musica da film, ancora di più penso a quanto lontana è dall'immagine che noi abbiamo della, in generale, della musica da film di Ennio Morricone. È un vero piccolo brano, piccolo perché è limitato questa scena, per pianoforte e orchestra d'archi, con un clima straniato di musica sostanzialmente atonale. Ascoltiamolo. Se chi ha visto questo film, stiamo parlando di un film di Elio Petri, quindi di un importante regista, si è mai reso conto, vedendo il film, che stava ascoltando della musica assolutamente non tonale, quindi non certo quella che di solito viene definita musica del film, effettivamente. Ho scelto di proporre un secondo ascolto dello stesso film, e quindi sempre per orchestra d'archi e per pianoforte, per un motivo. In questo caso, attenzione, c'è una specie di ossimoro, di contrasto forte tra il titolo che Morricone ha voluto dare, cioè dialogo, però anche in questo caso sono io che non so a che scena si riferisse nel film, e il fatto che in questo caso l'uso della musica è totalmente diverso. Quello che abbiamo ascoltato in questo brano Dolore e Follia è uno strisciare cromatico continuo, sono tutte scale cromatiche che si intrecciano, una specie di nebbia cromatica che tra gli archi e il pianoforte. In questo caso gli archi lanciano delle note, come delle lame sonore, come frecce, come gridi, accorati, dovrei dire. Chiamarlo dialogo fa abbastanza impressione. Ma soprattutto, quando poi il pianoforte entra, scuro, ritmico, è impossibile per chi conosce la musica, in questo caso lo direi non di Morricone, bensì di Goffredo Petrassi, il suo maestro tanto amato, è difficile non pensare a quel capolavoro di Goffredo Petrassi del 1940, che era Coro di morti, con i tre pianoforti e con le percussioni, questa ritmicità oscura, incombente. Le radici della formazione di Morricone vengono portate tranquillamente anche in una musica che ha una funzione d'uso per il film per la quale è composta. Ascoltiamo quindi Dialogo, sempre dal film Le mani sporche di Elio Petri. Thank you.
Ci piace concludere questa serie di ascolti di musica da film, della musica da film di Ennio Morricone, che Ennio Morricone voleva far ascoltare in pubblico, con una parte tratta dalle musiche scritte per Il Galileo di Liliana Cavani del 1968. Che Galileo era quello della Cavani? Era un Galileo anziano, deluso, che era stato costretto ad abiurare alle sue teorie, dalle sue teorie vere, dalla Chiesa, per salvarsi la vita. E perché concludiamo con questo? Perché se nel brano precedente c'era un che di Petrassiano, qua questa matrice petrassiana diventa molto più evidente. In quale aspetto? Allora, come è fatta questa musica? Che cosa si riferisce? Anche in questo caso io non so la scena precisa del film, ma non importa. Si può immaginare, c'è un coro, e questo coro ha qualcosa di arcaico delle quinte, ma qualcosa di arcaico usato con grande durezza. Mi immagino l'arcaicità del riferimento alla chiesa del 500-600, quella galileiana, ma nella veste inquisitoria di chi costringe una biura assurda come quella fu, e come peraltro la chiesa ha riconosciuto essere assurda. Quindi quello è il coro, ma quando entrano gli ottoni, evidentemente, volendo enfatizzare sia, come dire, da una parte la solennità di una chiesa che chiede una cosa, ma che chiede una cosa assurda, quegli ottoni sono ritmici, potenti e duri, e non si riesce a non pensare a molti degli usi di Petrassi in taluni concerti per orchestra, in taluni degli 8 concerti per orchestra da lui composti. Quindi, per concludere, questo Morricone che si dedica alla musica del film non è altro dal Morricone della musica assoluta, altro dal Morricone che ha studiato in conservatorio con Goffredo Petrassi, è la stessa persona che, come dire, che indirizza la sua musica a differenti funzioni, ma che in questo caso ci mostra un trade union molto forte. Ascoltiamolo e poi saluteremo soltanto. Grazie di aver ascoltato questo mio tentativo di presentare la figura a tutto tondo di Ennio Morricone.